Passiamo quindi a parlare delle Final Four che noi abbiamo avuto il piacere di seguire dal Palaverde sabato e domenica scorsa. Partiamo da sabato, la prima semifinale ha visto trionfare Piacenza contro una Yamaha mai spenta e mai in partita. Facile quindi per Ferretti e compagne portare a casa il bottino pieno e staccare il biglietto per la finale. MVP del match, Forty Miners con 21 palloni a terra, ma andiamo ad ascoltare Serena Ortolani di Busto nell'intervista del dopogara. Rebecca Piacenza batte Yamamay Busto Arsizio 3-0 in questa prima semifinale delle Final Four di Coppa Italia. Siamo con Serena Ortolani. Allora Serena, probabilmente era già una partita, diciamo, molto difficile perché incontravate la corazzata Piacenza, però probabilmente non è andata per come pensavate, soprattutto perché venivate da un ottimo periodo di forma. Sì, diciamo che una partita così dal punto di vista nostro non ce l'aspettavamo perché loro sapevamo che erano aggressive, sono una gran squadra. Noi invece siamo andati in campo senza adrenalina, senza, ci mancava veramente quell'aggressione che si ha in campo, anche perché queste partite sono quelle più importanti dove devi entrare in campo con la grinta, con la bava alla bocca. Invece no, invece erano spentissime. E questa era l'unica cosa che mi dispiace, perché comunque loro sono una gran squadra, quindi ci aspettavamo sicuramente una partita molto difficile. Però in questo modo ce la siamo giocata veramente male. Dopo comunque la Coppa Italia riprende il campionato, continuerete ad essere, diciamo, la mina vagante, diciamo, dopo un inizio di stagione, diciamo, non all'altezza della Yamamay, poi anche tu sei ritornata la Serena Ortolani che tutti ci ricordavamo e quindi Busto può quantomeno ambire a giocarsela con le prime in classifica e con le prime della classe. Beh, io penso che la squadra che abbiamo è una grande squadra, se la può giocare con tutte, però ovviamente deve essere qualcosa in più in campo, deve avere quella scintilla in più che stasera per esempio non c'era. Più equilibrata invece la seconda semifinale che ha visto trionfare la Foppa Pedretti Bergamo contro Modena. Modena che arrivava all'appuntamento come favorita anche per la vittoria finale, ma andiamo ad ascoltare il libero della Liugio, Paola Cardullo. Bergamo batte Modena 3-1, siamo con il libero della Liugio Modena, Paola Cardullo. Allora Paola, era comunque una partita difficile perché comunque la Foppa è sempre una squadra difficile da affrontare, brucia molto direi aver perso in questo modo il quarto set perché potevate riaprirla e andare assolutamente al tie-break a giocarvela. Sì, brucia molto perdere così direi tutta la partita, non solo il quarto set, perché credo che anche comunque sia negli altri due set che abbiamo perso potevamo fare qualcosa di più e non l'abbiamo fatto, quindi sicuramente brucia aver perso così. Poi merito a Bergamo perché comunque loro hanno giocato una splendida partita e quindi giusto così. Una sconfitta che dovete lasciarvi alle spalle abbastanza velocemente perché ricomincia il campionato dove siete una delle poche squadre che sta tenendo testa, diciamo, alla corazzata Piacenza. Modena comunque, nonostante questa battuta d'arresto, rimane una delle candidate per giocarsi lo scudetto. Ma sicuramente dobbiamo cancellare immediatamente questa sconfitta, o meglio, dobbiamo prendere le cose comunque che ci possono aiutare a crescere da questa sconfitta e andare avanti. Il campionato è ancora lungo, c'è ancora aperto tantissimo, quindi lavoreremo per migliorare quello che oggi purtroppo non abbiamo fatto bene. Grazie mille, in bocca al lupo Paola, grazie. Grazie a voi, ciao. Bella vittoria quindi per Bergamo dopo un quarto set alla Cardiopalma è finito ai vantaggi, ma andiamo ad ascoltare l'MVP Valentina Diouf, 29 punti per lei sabato nell'intervista del dopogara. Siamo con Valentina Diouf, innanzitutto complimenti, 29 punti, una grandissima partita, vittoria per la Foppa Pedretti Bergamo e per come è venuta anche in quest'ultimo set molto combattuto vi dà anche una carica in più immagino per affrontare la partita con Piacenza domani. Sì, assolutamente, come ho già detto, noi siamo la squadra che non ha niente da perdere, tutto da guadagnare, quindi tutto quello che riusciamo a fare serve a noi per crescere e per capire la nostra squadra quanto vale. Dove pensate di avere messo più in difficoltà Modena oggi? Modena che comunque arrivava da un periodo positivo e che è quella che in campionato sta tenendo maggiormente testa a Piacenza. Ma
io penso, cioè, in tutto, perché comunque siate state brave a muro, siate state brave in contrattacco, in cambio palla, l'attacco è andato molto bene, il muro anche, la difesa è un nostro punto di forza, quindi la battuta abbiamo fatto un po' più fatica a mantenere il ritmo, però comunque non avevamo più voglia di vincere, a quanto pare, non lo so. Domani la partita con Piacenza sarà comunque una partita difficile, giustamente come dici tu non avete niente da perdere, ma torniamo al campionato. Bergamo c'è anche per il campionato dopo una prestazione del genere? Assolutamente, noi ci siamo sempre state, purtroppo noi abbiamo degli alti e bassi che sono dovuti comunque anche all'inesperienza, non solo ma anche all'inesperienza, per cui questa manifestazione ci dà solo che la certezza di quello che possiamo fare, per cui certo anche in campionato ci siamo. Grazie Vale, in bocca al lupo per la partita di domani. Crepi! Finale quindi tra Piacenza e Bergamo che si è disputata domenica, il programma però di domenica prevedeva in apertura la finale di Serie A2 tra Montichiari e San Casciano. Sono state le toscane ad avere la meglio dopo una bella partita decisa al tie break, toscane trascinate da una Elena Coleva straordinaria e premiata anche come MVP della finale. Andiamo ad ascoltarla. Bisonte San Casciano batte Montichiari qui al Palaverde, innanzitutto complimenti Elena Coleva, una vittoria diciamo meritata, voi avete condotto la partita sin dall'inizio e poi siete state molto brave a chiudere al tie break. Sì, anche se la partita è stata in alti e bassi, comunque era importante che alla fine siamo riusciti a chiuderla in nostro favore, comunque sapevamo che la partita sarà lunga, Montichiari è una squadra forte. Però quella piccola differenza secondo me per vincere ci è servita, perché abbiamo voluto tantissimo questa coppa, è stato proprio la volontà e il cuore della vittoria, questo mi ha portato alla vittoria secondo me. Dal punto di vista tecnico cosa secondo voi vi ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla vostra parte rispetto che alla squadra del tecnico Barbieri? Guarda, secondo me loro sono una squadra tecnicamente e tatticamente molto forti, ovviamente, lo sappiamo tutti. Noi sapevamo dove e che cosa, no, dove non potevamo sballare e che cosa dovevamo fare. Poi di là è stata anche la fortuna, perché quinto set non è che fa la differenza anche valore tecnico o tattico, lì è anche la fortuna, in quinto set è pure la fortuna. Adesso dopo questa vittoria riprende il campionato, San Casciano chiaramente con Montichiari è una delle candidate per poter arrivare fino in fondo, ma secondo te c'è solo San Casciano e Montichiari oppure si può inserire qualcun altro nella lotta per la vittoria finale? No, guarda, io a dirti la verità questo campionato mi sorprende tantissimo, noi dobbiamo lottare anche contro l'ultima in classifica, perciò è ancora lunga, ci sono ancora 7 giornate, perciò si vede alla fine. Alla fine si vedrà, secondo me anche Soverato, Monza, Pavia possono dare fastidio alla fine. Secondo me non è niente chiaro ancora. Grazie mille, complimenti e che inizi la festa. Grazie, grazie mille, grazie. Peccato per Montichiari che nonostante un inizio non del tutto convincente poi era riuscita a rimettere le cose a posto e giocarsi tutto al tie break. Ma andiamo ad ascoltare Laura Sciaccomani nell'intervista del dopo partita. Siamo con Laura Sciaccomani di Montichiari. Allora Laura, una partita molto combattuta, ma sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto nella vostra metà campo. Cosa non è andato? Allora, sinceramente non sono ancora troppo lucida per poter capire cosa non è andato. Sicuramente abbiamo sbagliato molto. Non dico che abbiamo regalato la partita perché non è stata così. Loro sono state molto brave, ci hanno tenuto sotto pressione tutti i 5 set, non hanno mollato una palla e ci hanno studiato molto bene. Noi purtroppo non dovevamo dargli alcuni errori nostri, battute, muri schiacciate fuori, non dovevamo assolutamente. Secondo me è per quello che abbiamo perso, sicuramente. È una cosa che ci contraddistingue non sbagliare, soprattutto in campionato. E questa finale, insomma, è una bella sconfitta da mandar giù.
Allora, adesso una sconfitta questa che va dimenticata in fretta perché ricomincia il campionato, quindi voi San Casciano e probabilmente altre formazioni ve lo giocherete sino alla fine. Sì, come ho detto nelle altre interviste, adesso dobbiamo voltare pagina, che ci serve da lezione questa sconfitta. Adesso dobbiamo tornare con la mente al campionato, abbiamo tenuto testa tutto l'anno da prime e vogliamo finirlo in questo modo. Abbiamo avuto molti problemi tra i vari infortuni e abbiamo cambiato sessetto quasi credo ogni partita del campionato e ce lo siamo guadagnato, quindi anche questa Coppa Italia ci siamo arrivate proprio prendendola con tutte noi stesse e non siamo riusciti poi a prenderci la coppa. Mi dispiace, adesso torneremo a pensare al campionato. Ti ringraziamo per la tua grande disponibilità e ti facciamo un grande in bocca al lupo. In lupo, grazie. Gran vittoria per San Casciano e grande soddisfazione per i tanti supporters giunti al Palaverde dalla Toscana. Ma andiamo ad ascoltare Silvia Lotti, cosa ci ha detto a riguardo. Siamo con Silvia Lotti, allora che dire, una gran vittoria meritata per voi e devo dire anche per questo straordinario pubblico che vi ha seguito da San Casciano. Siamo contentissime e non pensavamo che da San Casciano venissero così tanta gente. Siamo soddisfatte perché per l'ennesima volta abbiamo dimostrato di saper soffrire e di saper rialzarci sempre. Una vittoria anche che vi galvanizza anche per il proseguo del campionato, state lottando comunque con Montichiari per la vetta, ma penso che sia ancora molto aperto e che anche altre formazioni possano inserirsi nella bagarre per la vittoria finale. Certo. Sì, sicuramente io credo che sia un campionato molto equilibrato il nostro quest'anno e ogni partita ha una storia a sé, quindi oggi abbiamo vinto noi e ora vediamo come proseguirà il campionato che comunque è ancora molto lungo e ce ne sarà delle belle. Grazie mille, ancora complimenti. Per chiudere il cerchio sulla finale di Serie A2 non potevano mancare le parole di Leo Barbieri, tecnico di Montichiari, che andiamo ad ascoltare. Siamo con il tecnico di Montichiari, Leo Barbieri. Allora Leo, purtroppo siamo a commentare una sconfitta dopo una partita molto combattuta dove mi sento di dire che magari non avevate iniziato con la giusta cattiveria per mettere in difficoltà subito San Casciano. Sì, eravamo già contenti il fatto di essere arrivati, perché arrivare a una finale è già qualcosa di importante. Arrivare a un tie break è sicuramente un altro aspetto molto importante, poi il tie break è andato così, diamo merito agli avversari. Sì, come hai detto giustamente tu, il primo set non siamo partiti bene, forse non eravamo messi bene in campo, ecco, poi sicuramente loro hanno fatto una grossa prestazione. Comunque hai detto giustamente tu, a parte il primo set, il resto è stata una bella partita, perciò va bene così. Dove secondo te l'ha vinta San Casciano e dove l'avete persa voi questa partita? Beh, sicuramente loro hanno fatto molto molto bene in difesa, perché sono sempre state ordinate, attente su ogni pallone. Noi abbiamo, a livello di muri li abbiamo fatti, perché abbiamo fatto 16 muri, sicuramente sono più di quelli che hanno fatto loro. Però poi siamo mancati un po' nella correlazione muro-difesa, cioè sulle palle toccate a muro, queste palle qua in difesa dovevamo essere sicuramente più attenti, questo è quello che abbiamo sbagliato, ma ho poco da recriminare, perché comunque siamo anche una squadra nuova, perché dopo gli infortuni è solo un mese che stiamo lavorando tutti assieme, perciò loro qualche vantaggio sotto questo punto di vista l'avevano. Perciò ripeto, facciamo anche i complimenti a chi ha vinto, bisogna imparare questo. Hanno vinto, hanno giocato bene, perciò facciamo i complimenti a loro. San Casciano che comunque sarà una delle principali avversarie anche in campionato, che ricomincia, voi avete un punticino da difendere, perché comunque sia un punticino è sempre un punticino, in una situazione in cui ci sono partite così equilibrate, anche questo può fare la differenza alla fine. Sì, no, noi abbiamo dimostrato, penso oggi, di esserci per il futuro. Penso che ci siano 4-5 squadre che possono vincere il campionato, noi siamo lì e come si è visto oggi siamo pronti a giocarla e tutto il campionato fino alla fine. Ti ringraziamo, ti facciamo un in bocca al lupo per il proseguio, a presto. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e soprattutto ai cremaschi che mi sono sempre rimasti nel cuore.
Questo era il tecnico Leonardo Barbieri, che poi a microfoni spenti ci ha comunque detto che ci verrà presto a trovare anche qui negli studi di Obiettivo Volley. Ritorniamo a parlare della Serie 1. Piacenza passeggia anche con Bergamo, un 3-0 molto simile a quello della semifinale con Busto, anche se Merlo e compagni nel terzo set hanno cercato di tenere testa alle ragazze del tecnico Caprara, che si sono però dimostrate ciniche fino alla fine e si sono aggiudicate così la Coppa Italia. Premiata come MVP Lucia Bosetti, noi abbiamo sentito invece Francesca Ferretti, andiamo ad ascoltarla. Rebecca Inormeccanica Piacenza batte Foveda di Bergamo 3-0 e quindi vince la Coppa Italia. Siamo con Francesca Ferretti, innanzitutto complimenti, ma vi aspettavate di vincere, posso dire tranquillamente, così facilmente la Coppa Italia? Due partite diciamo perfette, non avete lasciato spazio né a Busto ieri né alla Foppa Pedretti Bergamo oggi. Sì, sono sincera, non pensavo assolutamente di venire qua e vincere facile così, semifinale, anzi, pensavo che sarebbe stato difficilissimo per noi riconfermarci, invece quando giochiamo come sappiamo, spingiamo sull'acceleratore, giochiamo veramente bene, facendo comunque i nostri errori e le nostre cavolate, perché ne abbiamo fatte tante, però poi vinciamo così, vuol dire che siamo un gruppo fantastico e veramente forte. Ha raggiunto il traguardo quindi della Coppa Italia, si ritorna al campionato da capolista e quindi avete dato comunque un segnale importante in questi due giorni. Sarà anche difficile diciamo mantenere questi livelli sino alla fine del campionato, chiaramente io ve lo auguro. No, lo sappiamo che non sarà così, l'abbiamo già provato sulla nostra pelle. Gennaio non è stato un gran momento, tutti ne parlavano e noi abbiamo smentito e siamo tornate. È chiaro che adesso un calo ci sarà, è umano, anzi a volte perdere fa anche bene, bene nel senso per capire un po' dove lavorare di più e per rimanere coi piedi per terra. Quindi sappiamo che adesso ci ritrovamo nel campionato e sarà dura, veramente dura, perché poi contro di noi la gente non ha mai niente da perdere e gioca delle buone partite, quindi testa e piedi per terra comunque. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie, ciao. Complimenti quindi alla Rebecca Inormeccanica Piacenza e al Bisonte San Casciano, che le due squadre che hanno alzato al cielo la Coppa Italia rispettivamente di Serie 1 e di Serie 2 domenica al Palaverde. Per concludere, a conclusione, come detto, di questi due giorni abbiamo fatto il punto con un personaggio che abbiamo incontrato e conosciuto al termine della partita e che andiamo a scoprire insieme. Siamo con Andrea Lacchi Lucchetta al termine di questo fine settimana di Final Four. Allora Lacchi, facci un punto della situazione guardandomi dall'alto verso il basso di queste finali. Mi sembra di dire Piacenza ha sbaragliato tutti insomma. Ma se deve essere obiettivo per Obiettivo Volley, posso dirti che comunque obiettivamente la forza fisica, mentale, psicologica, la forza della squadra di Piacenza ha comunque domato e ha disintegrato le velleità di Busto, che comunque avevano eliminato a sorpresa Limoco, reduce comunque da una trasferta molto dura e decisa, che aveva probabilmente anche tolto quelle risorse fisiche, psichiche e mentali per poter poi pensare ovviamente a una partita che poi alla fine si è rivelata un ostacolo invalicabile. L'ostacolo invalicabile ovviamente è stato anche addirittura, come posso dire, posto sempre più in alto in questa fase della finale, perché nella finale stessa avete visto come Piacenza ha comunque giocato in maniera ineccepibilmente densa di contenuti tecnici, tatticamente veramente spietata, ha seguito le indicazioni di Caprara al meglio, ha trovato in Bosetti un giocatore, lo sapevamo già, che però ha dato certezza e concretezza al gioco. Ferretti non l'ho mai vista giocare così precisa e soprattutto ispirata dal punto di vista tattico, e ha messo a nudo tutte le problematiche di una squadra, la Foppa di Bergamo, che si è sciolta come neve al sole. Poca la neve nel Trevigiano, tanto il pubblico che comunque ha siepato in questi due giorni di pallavolo il Palaverde, con anche dei grandissimi spunti interessanti per la finale di A2. Finita il tie break con tantissime giocatrici
calci interessanti che possono essere proiettate tranquillamente in un firmamento ovviamente di A1. Speriamo di poterle vedere il prossimo anno, noi ne aspetteremo volentieri, aspetteremo anche l'obiettivo volley e sarà sempre più obiettivo per voi parlando di pallavolo.